questo grande progetto che poi si è realizzato, e fra l'altro proprio a Expo, alla fine di questo grande successo per il nostro paese, abbiamo fatto una sorta di staffetta ideale con un evento importante che richiamava i temi del cibo. A prima parte, quindi cominciando a coprire i tetti di questi fabbricati con un grande impianto fotovoltaico che è tuttora il più grande sul tetto in Europa, da quello che ci risulta. Avremo anche un sistema di accumulo abbastanza innovativo che ci permetterà di ampliare di molto il raggio della nostra autonomia, e quindi dopo aver fatto il premio, però il vincitore non lo tiene per sé, ma a sua volta lo riassegna a un progetto che lui ritiene particolarmente significativo. Ma la terza edizione, vedete, abbiamo tutto sommato 4 giorni di manifestazioni, di incontri, e speriamo di fare di meglio nel futuro, ma quello che più conta è che sia un grande palcoscenico che, oltre che lavorando della divulgazione agricola e agroalimentare, cercando di fare tanto in più. Chi si è fermato qui oggi pomeriggio è un dia ricchissimo. E la terza edizione di Bologna Award va a Sunita Naren, direttore dell'International Center for Science and Environment di New Delhi, per aver individuato nel cibo l'elemento strategico dello sviluppo sostenibile e per le innovative ricerche sul tema portate avanti in questi anni attraverso il Centro Scienza e Ambiente. Un applauso, grazie. E Sunita Naren, da Nuova Delhi, con tutta probabilità si collegherà con noi. Vi ricordo nel frattempo, eccoci, buongiorno, hi Sunita, thanks for being here. L'applauso di Bologna World, grazie, grazie davvero. Film before the flag. Eccoci. Yes, thank you. Nella mia assenza siamo tutti molto impegnati, a cercare di cambiare il mondo, anche se il mondo sembra che non voglia cambiare. Grazie a voi. E per premiarlo io chiamo il direttore marketing di Poligrafici Editoriali, che sostiene con la mia work con la sua media partnership, Deborah Peroni. Grazie per essere con noi, grazie Peroni. Sempre. E le chiediamo anche un saluto di Poligrafici Editoriali al premio. Innanzitutto grazie a voi che ci sono occasioni così belle prima di tutto per poter portare all'attenzione delle attività così importanti che ogni giorno fanno così positive per i nostri domani, avere sempre più modo di avanzare e portare in avanti. Grazie, grazie davvero. E Pietro De Marinis, ci sono due parole chiave, una è agroecologia. Bellissimo. Fico, tutti gli organizzatori del Bologna Award per questa occasione, sicuramente metteremo a frutto questo premio, quindi vi ringraziamo ancora una volta. Vi siete fatti notare comunque. Grazie, grazie ancora. Grazie a voi. E siamo ai nuovi riconoscimenti del Bologna Award, quelli nati lo scorso anno. Di ringraziamento per la capillare sensibilizzazione portata avanti ogni giorno attraverso le scelte e contenuti redazionali sui valori della sostenibilità ambientale e agroalimentare. Ci sono Laura Troia e Massimo Cirri, sono con noi, non c'è Sara Zambotti, ma la salutiamo a distanza. E raccontateci qualcosa delle vostre belle campagne, mi illumino di meno, ma anche prima non sprecare. Si può comunicare la sostenibilità con leggerezza e piacevolezza, così? Intanto ringrazio a nome di tutta la redazione di Caterpillar, è un onore per noi ricevere questo premio, per le cose si muovono anche con un programma radiofonico, le coscienze le abbiamo cambiate, io ero vecchio inviato di Caterpillar, quindi un po' il plurale, mi metto in questo plurale,
e penso che per oggi si possono fare grandi cose, ci vedi anche dicendo delle grandi cavolate. Esatto, grazie. Lo sforzo di Laura Troia dopo quattro porzioni di tigelli nel parlare di leggerezza. Tra l'altro io ho lavorato qui alla Rai di Milano lì in Bologna per 2 anni, Fico l'ho visto crescere. Grazie. Grazie a voi. Sitti è un grande scienziato che ha innovato la visione del cibo, delle sue proprietà nutrizionali, delle sue potenzialità per lo sviluppo sostenibile del pianeta. Con noi Joseph Puglisi. Applauso, grazie. Docente a Stanford University, fondatore di Beyond Meat. E abbiamo la fortuna di averlo con noi a Bologna World. Premiamo Joseph Puglisi per aver ideato e realizzato un progetto innovativo di alimentazione pragmatico e insieme visionario. Il burger vegano, messo a punto da Well Done Burger Gourmet, è buono come la carne, ma fa bene come la verdura. Soprattutto sarà potenzialmente utile per dare risposte precise alla questione della sottoalimentazione sul pianeta. Grazie ancora. Assegna il premio Alessandro Montiglioli. Thank you so much. Now, and also in the future, it is thought that the need for meat will be twice as much as it is now, even though the population will only grow by a third. That's because... Quindi ci siamo detti che era necessario fare qualcosa per ridurre il fabbisogno, quindi la richiesta, la domanda di carne adesso, ma anche soprattutto vediamo che un eccesso di consumo di carni rosse ha un impatto negativo sulla salute. Ad esempio nel mio paese degli Stati Uniti le cerche venire qui, ma invito anche Elisabetta Moro e Marisa Fumagalli. Ci siamo. Bene, grazie.